Allora, voglio iniziare questo video leggendovi un commento che mi sono ritrovato sotto al video che ho fatto 2 o 3 settimane fa sui commenti dei romanisti su Pedro quando venne alla Lazio, no? Quando si trasferì alla Lazio. Sinceramente, da tifoso neutrale, trovo ridicolo anche questo video. Ne parli come se Pedro avesse smerdato tutti sti commenti, quando l'anno scorso ha fatto semplicemente una buona stagione e quest'anno è a quota 3 gol in campionato. Non era un giocatore finito, come dicevano loro, ma manco a farlo passare per un fenomeno che vi ha svoltato la vita. Non è un fenomeno assolutamente. Io mi chiedo perché i tifosi delle altre squadre si sentono in diritto di parlare di Lazio. Cioè, se non seguite la Lazio tutte le domeniche, quali competenze avete per parlarne? È come se io con questa maglia mi mettessi a parlare su questo canale di squadre che neanche seguo o che non seguo regolarmente. Ma che competenze ne avrei? Cioè, che competenze avrei per farlo? Io non capisco. Cioè, adesso Pedro non è un fenomeno. Mo Pedro non è un fenomeno, no? Cioè, lo scorso anno ci ha letteralmente trascinato per mezza stagione. Ma se non lo sapete, perché allora vi sentite in diritto di parlarne? Ragazzi, parliamo di una riserva che ha fatto 17 gol tra lo scorso anno e questa stagione. 17 gol. Oggi segna Pedrito sfruttando un momento di blackout totale della difesa del Monza con i giocatori che facevano: prego, prego, segna, vai, segna. Tutto quanto nato da un'altra grande giocata di Zaccagni, migliore in campo anche oggi contro il Monza. Ah, mi sono scordato il saluto. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di una Lazio seconda in classifica, sempre più seconda in classifica. La Lazio è a 5 punti, è 5 punti sopra al terzo posto. 5 punti sopra al terzo posto, che in questo momento è dell'Inter, deve ancora giocare il Milan, però deve giocare a Napoli. Fatemi un attimo aumentare la luminosità. Deve giocare a Napoli, però, quindi non è assolutamente scontato che vinca. Quindi la Lazio rischia di chiudere questa giornata seconda in classifica a più 5 sul terzo posto. Una squadra che sta facendo in campionato un percorso incredibile, secondo me un percorso incredibile, con una rosa limitata, perché anche oggi Sarri non ha fatto 5 cambi, per esempio. Siamo l'unica squadra o una delle poche squadre che non fanno 5 cambi a partita, che non riescono ad arrivare a fare 5 cambi a partita, anche se oggi io sinceramente ad un certo punto avrei messo anche Cancellieri al posto di Zaccagni, che era ammonito, e Zaccagni è uno che non. Un po' con la testa fra le nuvole, no? Uno che non riesce molto a contenere la sua foga agonistica. Infatti anche oggi ammonizione completamente gratuita, cioè. Calmo, calmo, calmo. Abbiamo appena segnato il gol del 2-0 e si fa ammonire. A che cosa serviva? A che cosa serviva? E capisco la foga e tutto quanto, vuol dire che stai sul pezzo, però c'è bisogno di un po' di attenzione, secondo me. Avrei fatto entrare Cancellieri, sinceramente, insieme a Pellegrini. Però comunque la Lazio oggi fa una buonissima partita in un campo difficile. In un campo difficile in cui hanno perso punti tante big in questo campionato, la Juventus ci ha perso, l'Inter ci ha pareggiato, adesso non le ricordo altre squadre, comunque sì, il Monza ragazzi è una squadra di metà classifica che gioca bene, anche oggi ci ha messo in difficoltà ad un certo punto del primo tempo, però mi sento di dire che la vittoria è strameritata, strameritata. La Lazio passa in vantaggio dopo pochi minuti col gol di Pedro e poi va vicino al gol del 2-0 in diverse occasioni e poi chiude la partita con il calcio di punizione di Milinkovic-Savic, che torna a segnare su calcio di punizione dopo 2 anni. Sì, dopo un paio d'anni, e si sblocca mentalmente. Oggi Milinkovic ha giocato 2 partite. Una partita molto sottotono, sulla falsa riga degli ultimi 2 mesi. E dopo il calcio di punizione, dopo il gol, una partita da campione. Oggi veramente a Milinkovic ha giocato 2 partite, quindi sono contento che si sia sbloccato mentalmente più che a livello realizzativo. E ha fatto una partita di livello, l'ultima mezz'ora veramente di livello.
Sono contento, ha giocato molto bene anche Luis Alberto, che dovrebbe darsi una calmata però, ok? Adesso indipendentemente da tutto, tranquillo, cioè stai calmo, stai calmo. Oggi anche io ti avrei tolto al 70esimo, però, cioè, calmo, tranquillo, non capisco perché Luis Alberto c'ha sto temperamento. Sesta partita consecutiva senza subire gol. Se non sbaglio, o addirittura settima, no, credo sesta partita di fila senza subire gol. I pericoli, tra l'altro, sono stati pochi, soprattutto nel secondo tempo. C'è stata quella conclusione da fuori al 91esimo no, di Piovani con l'ottima risposta di Provedel, che però nel primo tempo salva il risultato, ancora, salva il risultato sul colpo di testa di Petagna. Eravamo noi in vantaggio di un gol, cioè, ci sono stati quei 10 minuti in cui ci abbiamo capito poco a livello difensivo e Provedel salva nuovamente il risultato, 17esimo clean sheet della Lazio, 17esimo, come la Juventus, che è la regina della fase difensiva della porta inviolata, 17esimo clean sheet, quanto sta lavorando bene questa squadra, quanto sta lavorando bene, veramente, il lavoro di Sarri è evidente, è proprio evidente. Una squadra che vince queste partite partite non facili, dimostrando maturità. Sembra che questa squadra stia maturando. È ancora presto per dirlo con certezza. Tra la prossima settimana c'è già una partita difficile contro la Juventus, però sembra che stia maturando. Molto bene la coppia difensiva. Isai mi sta piacendo, mi sta dando la sicurezza che non mi aveva mai dato nell'anno e mezzo precedente. Anche Lazzari oggi bene, continua a palesare tutti i suoi limiti nell'ultimo passaggio, diciamo negli ultimi 20 metri. Però oggi ha fatto una buona partita, coraggiosa, ha fatto ammonire un paio di giocatori. Stesso discorso che vale per Zaccagni, benissimo anche Felipe Anderson, che paradossalmente si muove meglio come falso 9 che come esterno destro. Cioè, mi sembra più sicuro in quel ruolo piuttosto che a destra. Infatti, quando è entrato Immobile, l'ho visto un po' distratto, un po' spaesato. Per il resto, Cataldi. Ecco, Cataldi forse è il calciatore che mi ha convinto di meno. Oggi, perché tutti i pericoli che ha creato il Monza li ha creati praticamente superando il centrocampo che non è riuscito a fare filtro, superando il centrocampo con il classico passaggio verticale e nella maggior parte di queste situazioni il responsabile, chi si perdeva l'uomo era sempre Cataldi. Quindi purtroppo ecco, non mi ha convinto sotto questo punto di vista la partita di Cataldi, però hanno giocato bene tutti quanti alla fine. Non mi sento di criticare nessuno. Ripeto, oggi la Lazio vince una partita che non era assolutamente scontata, vince un'altra partita, quinta vittoria nelle ultime 6 e ripeto, 6 partite senza subire gol e non è che abbiamo giocato partite semplici, ok? Perché siamo andati a Monza dove, ripeto, hanno perso punti Juventus e Inter, per esempio, forse anche qualcun altro. Non ricordo il Milan cosa ha fatto a Monza, comunque. Siamo andati a Bologna, oggi Bologna ha fatto il culo all'Udinese, ha fatto una partita straordinaria a livello tecnico il Bologna, quindi la Lazio è uscita da Bologna con un punto d'oro, secondo me, d'oro. Abbiamo giocato contro la Roma, siamo andati a Napoli, quindi insomma, percorso di qualità secondo me della Lazio in questo momento, siamo secondi in classifica e bene così, adesso. Speriamo di continuare su questa scia. Ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!